Siamo a bordo di Peugeot 508 Station Wagon, ricchissima di contenuti. Proviamo a fare una panoramica insieme a Carlo. Ciao. Ciao. Allora, diamo un'occhiata a quelli che sono veramente i tantissimi comandi e tantissime funzionalità che poi contribuiscono a dare comfort a quest'auto. Io partirei subito da ciò che mi trovo davanti, cioè dal volante. Ci sono tutti i comandi, dimmi pure, io intanto gli do un'occhiata. Sono i comandi del cruise control, limitatore di velocità e regolatore di velocità, e i comandi della radio, nonché del telefono, una volta connesso in Bluetooth. In Bluetooth. Subito dopo, anzi subito dietro, vedo le levette delle palette per il cambio automatico. Esatto, stile Formula 1. Esatto, in questo caso è un robotizzato 1600. Faccio vedere anche la leva del cambio robotizzato, proprio per dare l'idea di quello che significa questo tipo di tecnologia. Poi subito davanti a me vedo il contachilometri e il contagiri. Se provi un attimino a girare la chiave, vediamo che effetto fa l'accensione. Questo per dire che insomma lo stile aeronautico ha preso un po' il sopravvento nel designer, no? E quindi nello stile, insomma, dell'auto. Le informazioni che poi è possibile vedere al centro del cruscotto sono quelle del computer di bordo, dico bene? Sono quelle del computer di bordo, piuttosto che le indicazioni di direzione del navigatore, piuttosto che la radio, piuttosto che tutte le informazioni possibili e immaginabili, che in parte sono anche condivise o condivisibili con lo schermo più grande centrale. Esatto. E chiaramente poi, ecco, abbiamo visto per un attimo che è comparso il navigatore, che dà insomma le informazioni in maniera più chiara ed immediata. Mi stai facendo vedere dei cassettini dove si possono porta bicchieri, porta lattine, bottiglie. Pratici, comodi. Poi, ecco, mi sto concentrando sulla parte radio e sottoclimatizzatore automatico bizona. Automatico bizona. Quindi vedo che qui c'è la possibilità di utilizzare il CD. Sì. Quindi immagino che abbiamo anche Bluetooth. Assolutamente sì. E le prese USB nel caso in cui avessi una chiavetta per sono un iPod. Sono sotto lo sportello, il bracciolo. Le trovo qua. Sì, le trovo qua. Sotto. Eccole lì. Quindi abbiamo le due prese, in questo caso l'USB e la presa 12 volt all'interno del cassetto, quindi molto comodo e discreto. Il cassetto che poi tra l'altro mi facevi vedere scorre anche nel caso in cui... Il bracciolo, diciamo, scorre avanti e indietro. Per insomma adattarsi a quelle che sono lo stile di guida, le esigenze, la tipologia. Poi vedo qua il joystick di comando, dove chiaramente si può comandare la navigazione, il navigatore, la radio, il telefono, esatto, cioè veramente di tutto di più a portata di mano. Poi vedo due tasti in particolare, vedo SOS e con il logo Peugeot, a cosa servono? Sì, quello si chiama Peugeot Connect, non sono altro che due tasti che ti fanno una chiamata d'urgenza anche se non c'è telefono connesso. L'SOS ovviamente fa la chiamata al 118, invece il simbolo della Peugeot fa la chiamata all'assistenza. All'assistenza, ho capito. Ti contattano, ti rintracciano, parli ovviamente in viva voce con l'operatore, e se non rispondi in caso di SOS ovviamente mandano direttamente l'ambulanza. Ho capito. E vedo qua che c'è anche qui nella parte alta dell'auto un'altra serie di di funzionalità, le luci laterali di cortesia, diciamo. La luce centrale è quella che illumina un po' tutto l'abitacolo, lo spegnimento della luce posteriore e la rotella che serve a comandare la tendina per oscurare il tetto panoramico. A proposito di tendina, io qui faccio vedere il tetto panoramico e la tendina, che in questo caso, visto che è tutta chiusa e scopre quindi il tetto panoramico, ecco, possiamo immaginare poi di poterla richiudere completamente o in maniera parziale attraverso appunto questo comando. Altre funzionalità vedo qua, ci sono l'apertura del portabagagli, l'apertura del compartimento per il rifornimento. Qua sotto c'è
hai altri tasti. Ah, qui ci sono quella, la regolazione dell'inclinazione dei fanali. Esatto, un cassetto portoggetti, in più c'è la regolazione dei fanali. E poi vedo anche la, i tasti per l'ESP, giusto? Esatto, l'esclusione dell'ESP. Dell'ESP, ho capito, ho capito. Bene, bene, bene. Insomma, mi sembra che per quanto abbiamo cercato di... E qui c'è il cassetto refrigerato. Ah, ecco qua, cassetto refrigerato, quindi possiamo abbastanza capiente e sicuramente molto comodo. Oh, ovviamente ci sono quanti altoparlanti? Sei. Qui ce ne sono 6/8. A seconda dell'allestimento, ovviamente tutto quanto di serie a seconda degli allestimenti che sono, esatto. Me li ricordi? L'allestimento base è l'Access, poi c'è l'Active che è l'intermedio, quello su cui siamo seduti è un Business che non è altro che un Active un po' più accessoriato con il navigatore e poi c'è il Top che è l'Allure. L'Allure. Le motorizzazioni? Vanno dal 1600 a gasolio, il 1600 a benzina, sia 120 che 156 cavalli, il 1600 a gasolio invece è un 115 cavalli, 2140 cavalli cambio manuale, 2163 cavalli cambio manuale e cambio automatico e poi c'è anche il 2002. Il 2002. È vero che c'è anche una versione ibrida? Sì, è proprio un'altra macchina, è l'RXH, monta sempre un 2163 cavalli a gasolio, cambio automatico e dietro c'è un motore elettrico da 37 cavalli. In modo tale che insomma può sfruttare la tecnologia ibrida. Sì. Ibrida. Ho capito, bene, bene. Per quanto riguarda la sicurezza non ti faccio domande perché immagino sia al top come poi del resto tutta la gamma Peugeot e quindi diciamo che su quest'ultima panoramica, su quello che riguarda i comandi degli sportelli, io vi saluto e vi do appuntamento a provare l'auto con un test drive direttamente in Auto 90 e per qualunque questione potete scriverci sui nostri social media oppure chiedere direttamente di Carlo. Ciao, grazie. A presto, ciao. Ciao, ciao.